Russian revolution, and we believe in one government and one confession. When we do the closure of the judges, turn out the mirror on. We need a place to stay, that's why we're coming home today. Whoa. We've been away, and now we're coming home. Whoa. We've been away. Basilicata è Europa, è lavoro e ambiente. La Basilicata è una regione libera che deve proiettare le proprie forze, le proprie energie, le proprie peculiarità oltre il perimetro proprio e pensare esattamente di svolgere una funzione non solo nel Mezzogiorno d'Italia ma in Europa di grande eccellenza. La Basilicata in tre parole, ambiente, lavoro e giovani. La Basilicata in tre parole. Una terra devastata nelle sue aspettative, una terra che tanto potrebbe dare al panorama nazionale, una grande occasione che non dobbiamo sprecare. La Basilicata bella, affascinante e povera. La Basilicata che ha bisogno di cambiare, la Basilicata che ha bisogno di cambiare marcia e di non guardare più alle istituzioni, alle lobby, ma guardare al popolo. Been away, and now we're coming home. We take the next train to the place that we love, a destination with a home that we missed so long. Above the seas and the mountain tops, we're going down and down and down and down and down. Quando mi dicono le strade provinciali non le conosco, no, le conosco perché sono andato anche in campo. No, Facebook non è un canale privilegiato, ma è uno dei canali che si pongono. Anche perché, insomma, voglio dire, i tempi sono abbastanza brevi, la possibilità di raggiungere ogni angolo della regione è abbastanza complessa. We've been around the world town, we have seen a lot of things. Marcello Pittella è un uomo del popolo, un figlio dei cittadini, è una persona che pensa di lavorare molto, non so se bene o male, e non sopporta esattamente le imposizioni. Questa è una bella domanda, chi è Piero La Corazza? Una persona che ha i suoi limiti, i suoi difetti, e che vorrebbe vincere questa sfida per dare un futuro alla regione. Allora, Nicola Benetto intanto è un cittadino lucano che ama la sua terra, è un imprenditore che ha fatto fatica per mettere su un'azienda di successo e che a un certo punto della propria vita ha deciso di dare agli altri quello che riusciva a fare per sé. Chi è Mico Somma? Mico Somma è un cittadino come tutti gli altri, un cittadino che si presta alla politica per riportare la politica nel concetto di cittadinanza. Mico Somma è qualcuno che ha iniziato in questa regione a sollevare il tema petrolio, poi il tema rifiuti, poi il tema Fenice e tanti altri temi, decidendo alla fine di cominciare a fare sintesi politica intorno alla risoluzione di questi temi. Il senso della mia missione e della mia discesa in campo è esattamente recuperare partecipazione, socializzare temi, problemi e anche scelte e decisioni e recuperare, diciamo, un avvicinamento necessario tra i cittadini e le istituzioni, tra i cittadini e la politica. Io penso che debba lavorare strenuamente per mandare a casa l'apparato ed il sistema consolidato che fin qui credo abbia generato molti danni. È quel tipico approccio di chi pensa di gestire, di governare, di decidere le sorti di una società, di una collettività in tre persone e in una stanza buia. Io credo di dover impiegare ogni mio respiro insieme a tantissimi, e vi assicuro non siamo soli, perché questa Basilicata riscopra il gusto del sorriso. Ho deciso di partecipare alle primarie, per non far sì che queste primarie siano al posto dello Stato delle
un congresso del PD, quindi le due correnti che in lotta. Il Centro Democratico si è inserito per dare la possibilità ai cittadini di guardare a un perimetro del centro-sinistra più allargato, quindi non solo PD, e poi perché ritengo che con me la Basilicata può veramente cambiare. Il mio programma è mettere insieme paesaggio straordinario e bello, con grandi potenzialità, turismo, agricoltura e industria, manifatturiero, perché anche lì si produce lavoro, è un equilibrio sostenibile. Il nostro programma si basa essenzialmente su un'altra idea dello sviluppo della Basilicata. Abbiamo oggi una terra che è devastata, povera, marginalizzata, una terra che però ha necessità di conquistare il suo spazio all'interno dello sviluppo, non distruggendo ciò che già esiste su questo territorio. Quel cosiddetto vuoto che da molti viene visto come una maledizione, per noi è una grande ricchezza, se riuscissimo solamente a comprendere quanto su quel vuoto si può innestare una forma di turismo diverso, quanto su quel vuoto si può innestare una forma di agricoltura diversa che possa consentirci di accedere ai mercati in maniera più competitiva rispetto a quanto possiamo fare oggi con le nostre merci generalistiche.